Salve a tutti, Daniele Di Buono, per chi mi conoscesse, sono qui per fare questo video, per parlare di un argomento molto sentito in questo momento. Parliamo sì, di caro bollette, ma nel contempo anche di un argomento che mi sta molto a cuore, non solo ora per motivi professionali, ma anche e soprattutto per motivi di attivismo politico. Il caro bollette in questo momento è l'oggetto quotidiano, oltre la pandemia, che interessa tutti noi. Tutti noi in questo momento stiamo avendo difficoltà, non solo dovute alle restrizioni del Covid, ma in particolar modo in quest'ultimo periodo tutti quanti abbiamo problemi dovuto al rincaro economico, dovuto all'energia, sia elettrica che del gas, per non parlare anche quello dei carburanti. Le motivazioni chiaramente non sarò qui ad analizzarle perché non ho la preparazione in atto, come lo ammetto, non ho neanche quella dal punto di vista tecnico e lo specifico subito. Io questo mio video è soltanto un video dettato dalla passione sia per l'argomento ma anche per il mio impegno da attivista, per esempio, del Movimento 5 Stelle. Allora, vado direttamente al punto della questione e mi piacerebbe che, soprattutto parlando della prossima campagna elettorale che si svolgerà a Castelbuono, uno degli argomenti sicuramente da trattare a livello economico e a livello politico a Castelbuono dovrebbe essere quello dell'efficientamento energetico e di conseguenza del costo economico dell'energia. Sicuramente mi auguro che avremo la possibilità di poter, da cittadini, ma anche appunto da attivisti politici, poter trattare questo argomento e confrontarsi nella prossima campagna elettorale. Poiché è una cosa di fondamentale importanza che deve essere attenzionata, è il momento storico che stiamo attraversando. Tutti quanti in questo momento abbiamo problemi con le famose bollette energetiche e del gas, come sapete, causato dal fabbisogno energetico che il nostro paese non riesce a garantire. Eppure, noi, in quanto Regione Sicilia, abbiamo la potenzialità, avremmo la potenzialità di risorse energetiche, non solo quelle del gas, ma principalmente quelli del sole e del vento. So che qui chiaramente chi è più esperto di me magari commenterà questo video sostenendo che le fonti rinnovabili non sono sufficienti a garantire il fabbisogno che abbiamo noi in Italia e quindi di conseguenza propongono sempre fonti quali le centrali nucleari o eventualmente anche altre fonti che purtroppo ancora oggi hanno effetti inquinanti. Io lo dico, ripeto, da appassionato, sono un sostenitore delle fonti rinnovabili e non lo sostengo io, lo sostengono chiaramente persone più preparate di me. In Sicilia, che abbiamo soprattutto il sole la gran parte dell'anno, sarebbe opportuno pensare a incentivare il più possibile le fonti rinnovabili. C'è una battaglia che io personalmente vorrei portare avanti, soprattutto politicamente, a Castelbuono e mi piacerebbe ricevere un incipit anche dalle altre forze politiche sul fatto che, per esempio, a Castelbuono abbiamo forti limitazioni per la possibilità da parte dei cittadini di poter mettere sui tetti delle proprie case degli impianti fotovoltaici. So che qui chiaramente molti storceranno il naso perché il tutto è legato alle limitazioni da parte dei vincoli sia amministrativi ma anche della sovrintendenza per quanto riguarda l'ubicazione degli impianti, ma vorrei sottolineare che in realtà forse non è proprio conosciuta la regolamentazione da parte anche delle istituzioni, poiché ci sono sentenze che provano che anche all'interno
non diciamo del centro storico ufficiale, magari proprio vicino alle piazze, ma considerato le limitazioni che purtroppo abbiamo a Castelbuono in quasi tutto il centro abitato, che comprende una zona ampia in cui è impossibile ottenere autorizzazioni, praticamente e paradossalmente, in un momento in cui si parla di transizione energetica, i cittadini, al di là di poter fare interventi come magari possibilmente quelli attualmente in atto, quale cappotto, infissi, per quanto riguarda gli efficientamenti energetici, scusate, legate agli impianti fotovoltaici, non è possibile se non per tutte quelle abitazioni o villette che si trovano all'esterno del diciamo, centro abitato, centro storico. In realtà, ripeto, esistono delle sentenze che da questo punto di vista determinano con possibilità di poter mettere impianti fotovoltaici anche all'interno del centro abitato, centro storico. Ne riporterei alcune, delle quali che appunto è facile trovare anche su internet. Quindi, paradossalmente, un comune di Castelbuono sempre attento anche dal punto di vista ambientale, e ricordo il fatto che l'amministrazione e il nostro comune e anche altri edifici comunali hanno già degli impianti fotovoltaici all'interno del centro storico, sembra che tutto ciò perché vada in deroga, però impedisce ai cittadini di poter mettere un impianto fotovoltaico. Allora, faccio una premessa: capisco che molti adesso storceranno ulteriormente il naso perché sanno che la cosa potrebbe essere legata al fatto anche del tipo di attività che sto svolgendo in questo momento, ma da questo punto di vista vorrei sventare ogni dubbio, perché da sempre sono un sostenitore e in passato anche attraverso il Movimento 5 Stelle di Castelbuono ho presentato delle proposte analoghe, sostenendo che anche a Castelbuono si potrebbe trovare un metodo per permettere ai normali cittadini che vivono all'interno del centro storico di poter mettere impianti fotovoltaici. E oggi possibilmente, oltre a essere più facile grazie ai bonus per l'efficientamento energetico, anche nuove soluzioni sono in atto per poter anche integrare eventualmente gli impianti fotovoltaici. Però purtroppo questa volontà non c'è. Ho partecipato personalmente qualche mese fa al protocollo d'intesa con la sovrintendenza a una riunione. Premetto che ho partecipato, ripeto, senza avere nessuna esperienza, nessuna possibilità di dimostrare la mia competenza, ripeto, sono un appassionato, e purtroppo però ho visto una chiusura da questo punto di vista per quanto riguarda l'efficientamento energetico, soprattutto per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Trovo paradossale che sia così oggi, in un momento in cui si parla tantissimo di transizione energetica. Ancora tutt'oggi, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, ci sono tantissime problematiche burocratiche che non solo a livello locale, ma non parliamo poi, sicuramente chi è più esperto di me mi potrà venire in aiuto per quanto riguarda l'installazione di impianti che magari non dico vengano installati nei famosi terreni che qualcuno sostiene vengano sottratti all'agricoltura, e lì sono fermamente contrario, però a mio avviso potremmo utilizzare, e lì ripeto, nel momento in cui tutti i cittadini, diventando i piccoli produttori di energia, perché ricordo che l'energia in più può essere immessa in rete, potrebbero contribuire a un fabbisogno ulteriore. E non lo dico io, poi allegherò a questo video un servizio del TG3 Regione dove sostiene che appunto in Sicilia vento e soprattutto il sole potrebbero essere delle fonti, oltre che essere delle fonti inesauribili, delle fonti che potrebbero aiutare tantissimo il fabbisogno energetico della nostra regione e del nostro paese. È questione di volontà, e ripeto il mio appello. Ma impegno anche da cittadino attivo è quello di far sì che
nella prossima campagna, ma in generale a livello locale, si prenda l'argomento dell'efficientamento energetico legato alle fonti rinnovabili e che si permetta, si trovi una maniera. Non dico, perché capisco anche coloro che esteticamente ritengono che avere dei tetti fotovoltaici non sarebbe bello esteticamente, ma vorrei ricordare che all'interno del nostro paese abbiamo situazioni estetiche molto peggiori, e mi riferisco ai famosi fili penzolanti, per esempio, proprio della corrente elettrica o le unità esterne dei condizionatori, come anche le parabole. Dico, ci sarebbe anche di peggio arrivato a un certo punto, quando invece oggi è possibile mettere degli impianti che non siano neanche visibili da terra, o addirittura oggi si parla di impianti di colore rosso che si possono integrare col tetto, col coppo siciliano. C'è una battaglia che io personalmente vorrei portare avanti, soprattutto politicamente, a Castelbuono, e mi piacerebbe ricevere un incipit anche dalle altre forze politiche sul fatto che, per esempio, a Castelbuono abbiamo forti limitazioni per la possibilità da parte dei cittadini di poter mettere sui tetti delle proprie case degli impianti fotovoltaici. So che qui chiaramente molti storceranno il naso perché il tutto è legato alle limitazioni da parte dei vincoli sia amministrativi ma anche della sovrintendenza per quanto riguarda l'ubicazione degli impianti, ma vorrei sottolineare che in realtà forse non è proprio conosciuta la regolamentazione da parte anche delle istituzioni, poiché ci sono sentenze che provano che anche all'interno, non diciamo del centro storico ufficiale, magari proprio vicino alle piazze, ma considerato le limitazioni che purtroppo abbiamo a Castelbuono in quasi tutto il centro abitato, che comprende una zona ampia in cui è impossibile ottenere autorizzazioni. E praticamente e paradossalmente, in un momento in cui si parla di transizione energetica, i cittadini, al di là di poter fare interventi come magari possibilmente quelli attualmente in atto, quale cappotto e infissi, per quanto riguarda gli efficientamenti energetici, scusate, legate agli impianti fotovoltaici, non è possibile, se non per tutte quelle abitazioni o villette che si trovano all'esterno del diciamo, centro abitato, centro storico. In realtà, ripeto, esistono delle sentenze che da questo punto di vista determinano con possibilità di poter mettere impianti fotovoltaici anche all'interno del centro abitato, centro storico. Quindi, paradossalmente, un comune di Castelbuono sempre attento anche dal punto di vista ambientale, e ricordo il fatto che l'amministrazione e il nostro comune e anche altri edifici comunali hanno già degli impianti fotovoltaici all'interno del centro storico. Sembra che tutto ciò perché vada in deroga, però impedisce ai cittadini di poter mettere un impianto fotovoltaico. Allora, faccio una premessa: capisco che molti adesso storceranno ulteriormente il naso, perché sanno che la cosa potrebbe essere legata al fatto anche del tipo di attività che sto svolgendo in questo momento, ma da questo punto di vista vorrei sventare ogni dubbio, perché da sempre sono un sostenitore e in passato anche attraverso il Movimento 5 Stelle di Castelbuono ho presentato delle proposte analoghe, sostenendo che anche a Castelbuono si potrebbe trovare un metodo per permettere ai normali cittadini che vivono all'interno del centro storico di poter mettere impianti fotovoltaici. E oggi, possibilmente, oltre ad essere più facile, grazie ai bonus per l'efficientamento energetico, anche nuove soluzioni sono in atto per poter anche integrare eventualmente gli impianti fotovoltaici. E però purtroppo questa volontà non c'è. Ho partecipato personalmente qualche mese fa
al protocollo d'intesa con la sovrintendenza a una riunione. Premetto che ho partecipato, ripeto, senza avere nessuna esperienza, nessuna possibilità di dimostrare la mia competenza. Ripeto, sono un appassionato e purtroppo però ho visto una chiusura da questo punto di vista per quanto riguarda l'efficientamento energetico, soprattutto per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Trovo paradossale che sia così oggi, in un momento in cui si parla tantissimo di transizione energetica. Ancora tutt'oggi, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, ci sono tantissime problematiche burocratiche che non solo a livello locale, ma non parliamo poi sicuramente chi è più esperto di me mi potrà venire in aiuto per quanto riguarda l'installazione di impianti che magari non dico vengano installati nei famosi terreni che qualcuno sostiene vengano sottratti all'agricoltura e lì sono fermamente contrario, però a mio avviso potremmo utilizzare, e lì ripeto, nel momento in cui tutti i cittadini, diventando i piccoli produttori di energia, perché ricordo che l'energia in più può essere immessa in rete, potrebbero contribuire a un fabbisogno ulteriore. E non lo dico io, poi allegherò a questo video un servizio del TG3 Regione dove sostiene che appunto in Sicilia vento e soprattutto il sole potrebbero essere delle fonti, oltre che essere delle fonti inesauribili, delle fonti che potrebbero aiutare tantissimo il fabbisogno energetico della nostra regione e del nostro paese. È questione di volontà e ripeto il mio appello. Ma l'impegno anche da cittadino attivo è quello di far sì che nella prossima campagna, ma in generale a livello locale, si prenda l'argomento dell'efficientamento energetico legato alle fonti rinnovabili e che si permetta, si trovi una maniera, non dico, perché capisco anche coloro che esteticamente ritengono che avere dei tetti fotovoltaici non sarebbe bello esteticamente, ma vorrei ricordare che all'interno del nostro paese abbiamo situazioni estetiche molto peggiori e mi riferisco ai famosi fili penzolanti, per esempio, proprio della corrente elettrica o alle unità esterne dei condizionatori, come anche le parabole. Dico, ci sarebbe anche di peggio arrivato a un certo punto, quando invece oggi è possibile mettere degli impianti che non siano neanche visibili da terra, o addirittura oggi si parla di impianti di colore rosso che si possono integrare col tetto, col coppo siciliano. Spero che questo mio video possa essere utile e preso in considerazione, ripeto, soprattutto dalle forze politiche che affronteranno la prossima campagna elettorale, perché a mio avviso è fondamentale, visto e considerato i problemi che avremo per lungo tempo e nella speranza che ulteriori situazioni sociopolitiche internazionali non influiscano ulteriormente sulla vita di tutti i cittadini italiani e in generale europei. Va bene, vi saluto, a presto. Il caro bollette, la Sicilia ce l'ha davanti agli occhi: il sole, il vento e l'acqua. Al momento solo il 35% dell'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili, ma può crescere ancora. È sufficiente in un paio d'anni passare da 60.000 impianti fotovoltaici a 300.000 per vedere sostanzialmente crollare la bolletta elettrica per aziende e famiglie. Un'azienda ittica del palermitano di recente ha installato un grande impianto fotovoltaico sul tetto, ha accoppiato le batterie al litio e ha visto crollare la propria bolletta elettrica del 60, del 70%. Per facilitare l'installazione di impianti di rinnovabili su larga scala, la Regione, secondo gli esperti, dovrebbe rendere operativo al più presto il proprio piano energetico. La regione ha individuato per esempio oltre 700 cave e miniere dismesse e oltre 500 discariche esauste che sono immediatamente solarizzabili. E se lo facessimo, la Sicilia
praticamente aggiungerebbe altri 2 gigawatt alla potenza attualmente installata. Anche le comunità energetiche, ovvero le unioni di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per l'autoproduzione di energia pulita, possono essere una risorsa. L'Università di Catania ha collaborato per crearne una a Ferla, nel Siracusano. Oltre al risparmio sui costi, ci sono anche altre opportunità. Poter produrre dei benefici ambientali e sociali anche nei territori in cui vengono ad operare. Immagini, opere di riqualificazione di una determinata zona, installazioni di sistemi per la ricarica delle autovetture elettriche. I pescatori di